Operazione Top of the Tops. Secondo voi, essere nella top 10 degli ebook più venduti in Italia porta dei vantaggi a livello di vendite? Scopriamoli insieme in 6 fasi. Prima fase. Conveniente mettere il prezzo del proprio ebook al minimo possibile. Normalmente io vendo gli ebook a 4,99 e in questo caso abbasserò il prezzo a 0,99. Entro su Narcissus, prendo l'ebook che voglio portare al primo posto, nella fattispecie senza padre e madre né rimorsi, cambio il prezzo, lo abbasso da 4,99 a 0,99. Ok? Perché questa operazione? Perché poi per arrivare primi in classifica bisognerà comprare dei libri. Vado su Book Republic, controllo la classifica, ovviamente io non ci sono nella top 10, non ci sono tra i libri di evidenza sulla home page, non ci sono tra le ultime novità. Allora cosa faccio? Cerco il mio nome, vado ad acquistare senza fare mai dei rimorsi e lo regalo. Vuoi regalare questi libri? Sì. A chi? Mettiamo il nome di un amico. Questa operazione la compiamo 100 volte, ovviamente con l'aiuto di altri collaboratori all'operazione, nella fattispecie altri della comunità di Self Publishing Lab, della quale faccio parte. Secondo! A questo punto rimettiamo il prezzo dell'ebook al suo prezzo originale, quello di 4,99. Quindi che facciamo? Andiamo su Facebook, su Twitter, su Google Plus e compagnia bella e comunichiamo la posizione. Il mio mondo forse non è tondo! Come si può notare dalla lunghezza del pizzo, sono trascorsi 15 giorni dall'inizio dell'operazione Top of the Tops. Andiamo a vedere i risultati. Questo è il grafico delle vendite di Senza padre e madre né rimorsi. Si può notare subito che ci sono due aree, una pre-operazione Top of the Tops, che corrisponde a questa cuspide, e una post-operazione. Il giorno in cui il prezzo è stato messo a 99 centesimi corrisponde con l'inizio della cuspide e il giorno in cui il prezzo è stato rimesso a 4,99 corrisponde con la fine della cuspide. Prima dell'operazione le vendite sono mediamente di un libro a settimana, mentre dopo mediamente le vendite sono di un libro al giorno. Dall'esperimento si evince che con un investimento di miseri 35 euro uno dei miei libri è arrivato secondo nella classifica di Book Republic. Un self-publisher in poche mosse può battere i grandi editori. Essere nella top 10 ti rende a livello pubblicitario, ti fa vendere più copie e ti fa aumentare il numero degli iscritti sui tuoi canali social network. Ma soprattutto si evince che è non bisogna fidarsi delle classifiche. Ah, dimenticavo! Questa è la prima e ultima operazione Top of the Tops di Self Publishing Lab. Quindi se da ora in poi trovate i miei libri nella top 10 è perché me lo merito. Comprateli!